Amici di Saltinaria, siamo qui con Tess, cantautrice americana ma ormai italiana di adozione. Mi diceva che tra poco prenderà anche la cittadinanza, quindi sarà italiana a tutti gli effetti. Senti, intanto raccontaci com'è nato questo tuo rapporto con l'Italia, perché è interessante. Allora, io sono venuta qui in 2005 per studiare filosofia classica, che era la mia laurea a Wesleyan University, e poi sono tornata l'anno dopo a scrivere la tesi di laurea, e poi sono tornata di nuovo dopo la laurea per vacanza, e poi nel 2009 mi sono licenziata dal mio lavoro su Wall Street a New York e ho deciso di venire qua a cercare la mia creatività. Adesso parliamo anche di questo lavoro perché è un aspetto interessante secondo me, però che cos'è che ti ha fatto innamorare dell'Italia? Allora, a me piace tanto il fatto che la storia non è mai dimenticata in Italia. Proprio dentro la città, se tu giri un angolo, trovi un palazzo, tipo un tempio delle antiche romane, poi accanto una chiesa del periodo medioevo, poi tutte le bellissime palazzi del Rinascimento e periodo barocco, fino al neoclassicismo e pure moderna, se vai allo Maxxi, dal Certo. Bahari, si vede pure le cose molto moderne. E in città mia, a New York, sempre piuttosto che aggiungere sopra una cosa esistente, di solito si rovinano le cose che c'erano per costruire una cosa nuova. Invece questa atmosfera in cui la storia è onnipresente a Roma e in Italia in generale mi piace molto. Diciamo che noi apprezziamo l'America proprio per questo suo spirito tecnologico e di innovazione complessiva, tu invece hai trovato qua esattamente l'opposto, insomma. Come si dicono qui, no? L'erba del vicino è sempre più Vero, è verde. vero. Tu comunque, dicevamo prima che hai anche vissuto proprio immersa in questo mondo estremamente competitivo, estremamente diciamo di business di Wall Street, quindi hai lavorato lì, mi dicevi, per 2 anni? Sì, un po' più di 2 anni stavo lavorando su Wall Come ti Street. sei finita dalla laurea in cultura classica a Wall Street? Allora, perché ho fatto un scommesso con amici di università che mi prendevano un po' in giro per la laurea dicendo vabbè, che fai con questa laurea? E ho detto, faccio qualsiasi cosa che vorrei perché sono capace, potrei pure fare il lavoro vostro. E ho detto vabbè, vediamo se riesci. E quindi tramite un contatto che avevo fatto in Praha, tipo il primo anno di università, l'ho scritto a lui che era il capo di hedge fund di questa azienda e ho detto state cercando qualcuno per lavorare e lui ha detto ah forse sì, un amico mio serve un BDA e sono andata e mi hanno chiesto una domanda che non sapevo come rispondere perché non avevo idea dei termini tecnici di finanza e quindi ho detto guarda, io sarei molto onesta con voi che io non ho studiato matematica o economia, però io sono molto brava a prendere quello che voglio e quindi se mi prendete voi io prenderò tutto per voi senza problemi e per fortuna la posizione era in vendita io, e quindi hanno detto va bene sei un'ottima venditrice dai vieni a lavorare per noi. Bene, va bene, quindi insomma diciamo ambiente in cui sicuramente hai fatto una carriera importante da quel punto di vista, però ambiente che totalmente opposto al mondo artistico, a tutto quello che dicevamo fino adesso, quindi un
un ambiente molto, ne parlavamo prima, predatorio, insomma, in cui i rapporti umani sono praticamente assenti, e quindi a un certo punto mi dicevi non ti ci sei più ritrovata lì dentro. Sì, io non mi sentivo al mio agio perché sono una persona che apprezza molto i rapporti interpersonali, basato nell'amore e nell'empatia e la comprensione, e trovavo che un po' questa cosa mancava in quel mondo, giustamente perché è un mondo costruito su altri fondamenti, no? Certo. E quindi piuttosto che rimanere lì e sentirmi bilanciata con la mia anima, ho preso una decisione molto difficile, perché stavamo noi nella crisi economica in 2009, quando ho deciso di venire in Italia senza lavoro, senza nessun contatto, senza casa, però non sentivo mai così viva in vita mia, quindi ero molto felice di E questo qua. Disco che sta per uscire l'hai scritto in che periodo? L'ho scritto qua, è il primo brano che ho mai scritto, ho scritto qui a Roma, e poi il disco c'ha i brani che ho scritto a Roma, a New York, a casa mia in New Hampshire, in Cape Cod, durante le vacanze estive, quindi c'è un pezzo di tutti i posti importanti di me in questo disco e progetto. Okay. Però ho inciso in Italia con musicisti giovani italiani, e poi mandato a New York per il mixaggio e mastering. Senti, leggevo anche che la tua è una famiglia che ha, insomma, importante tradizione dal punto di vista musicale. Sì, Frank Sinatra, The Voice, era un cugino del mio nonno. Okay. E purtroppo io non l'ho mai conosciuto, però la mia mamma mi diceva che quando erano giovani il suo padre e zio Frank che andavano alla spiaggia insieme. Il mio nonno era più giovane di Frank, aveva più un rapporto con i suoi fratelli maggiori, però erano sempre insieme alle eventi di famiglia e le cose a New York e New Jersey, quindi. E poi tuo padre anche. E poi il mio padre è un cantautore di eccellenza, molto, molto più bravo di me, però anche un po' timido, non vuole fare uscire il suo lavoro. Okay. Io sono una delle uniche persone che ha i dischi che ha inciso lui. Lui era uno più che suonava dal vivo. Okay. Ma sì, sono nata con la musica nel sangue. Senti, ovviamente hai parlato prima di Frank Sinatra come tuo parente, diciamo, però i tuoi riferimenti musicali sono ben altri. Sì, i miei riferimenti sono ovviamente il mio padre, che è molto più sul lato di rock, di folk, però sempre canto autoriale. Poi Joni Mitchell è tipo mio mito, pure Nico e The Velvet Underground. Mi piace molto Chelsea Girl, quando ha collaborato con Lou Reed c'era sia il Telecaster che gli archi molto cinematografici, perché io la mia carriera musicale, possiamo dire, è nata come un'attrice nei musicals, quindi sono molto ispirata di queste colonne sonore molto melodiche, grande, potente, quindi un po' di quello che pure come artisti come Regina Spektor o My Greatest Diamond, che usano strumenti molto orchestrali, usano le loro voci in una maniera molto, come si dice, ondulata, sì, oscillante, certo. No, beh, riferimenti che io peraltro amo particolarmente, quindi diciamo sfondi una porta aperta, come si può dire, con me.
Tra l'altro, insomma, la tua scelta è una scelta che noto che nell'ultimo periodo molti stanno facendo, questa riscoperta del genere folk in un periodo in cui diciamo, veniamo da tanti arrangiamenti elettronici, da tante, insomma, uso della tecnologia anche nella musica. È un po' una scelta, secondo me, che rispecchia la scelta di vita che tu hai fatto, no? Quindi ritrovare l'essenza e l'autenticità, no? Sì, infatti è molto così, perché pure con i miei studi del Rinascimento e l'arte di quel periodo, l'umanesimo era una cosa molto importante durante il Rinascimento, che è importante per me perché era la scoperta e lo studio delle vite quotidiane, delle vite quotidiane. Eppure la musica folk è così, perché piuttosto che parlare di cose grandi o intangibile, parla di esperienze quotidiane delle persone e degli individuali, e questa è una cosa che cerco di fare io, e di rendere meravigliosa la vita quotidiana, e quindi la musica folk fa questo. Bene, allora senti, io adesso darei due appuntamenti ai nostri amici che ci stanno seguendo. Intanto quello del 12, sì. Mi racconti cosa succederà? Sì, alla Chiesa Metodista di Roma, su via 20 settembre, angolo via Firenze, alle 20:30. Aprono le porte, alle 21 inizia il concerto, facciamo il lancio ufficiale del disco Soul Whisperer. Verrò accompagnata di un trio di archi, si chiamano Trio Improviso, che è un gruppo molto forte qui a Roma, poi Francesco De Palma al contrabbasso, Dario Panza alla batteria e Andrea Filippucci alla chitarra, e avremo il mio amico Ryan Springulli, che è un street artist, che dipingerà dal vivo. E cerchiamo sempre di creare questa atmosfera un po' rinascimentale, in cui l'arte e la musica si mischiano, si fondono, e creare un ambiente molto, come si dice, intimo, okay, per il pubblico, in cui possono perdersi per un momento nella musica, guardando un fondo molto bello architetturalmente. Quindi questo sarà molto bello il martedì questo alla Chiesa. E poi l'altro appuntamento importante invece è quello sul sito Indiegogo. Sì, infatti finisce il mio crowdfunding per pagare per questo concerto di lancio, la stampa del disco, che è molto bello, ho stampato in Italia con stampatura artigianale, perché io credo molto in sostenere l'artigiano, in sostenere l'arte, anche se mi costava tipo il triplo che costerebbe, e poi c'era fondare questo store che speriamo di realizzare all'autunno, sia in Italia che in Europa, e poi se vada alla grande veniamo pure in paese mio negli Stati Uniti. Molto bene. Se vuoi vedere, ho una notizia con me che sono arrivati e sono... Oh, facciamo vedere allora in anteprima. Sì, guarda. Eccolo qua. Lo apro, così potete vedere. Mi hanno lavorato i miei amici Luca Marinucci e Maria Vittoria Santiago sulla grafica. Ecco qua. E poi... Beh, guardate. E poi dentro si legge come volevo creare tipo un libro, un illuminated manuscript, come quelle miniature, certo, nel Rinascimento. Quindi abbiamo fatto questo photoshoot. E per me, se devi stampare una cosa in carta e prendere la vita di un albero, dovrebbe essere una cosa che veramente bella, che vuoi toccare tra le mani. E quindi questo, la carta è molto bella, mi piace fare pure così, quindi ne vale la pena stampare.
e comprare. E quindi, insomma, donate se potete quello che riuscite per questo bellissimo progetto. Sì, se andate su www.justtest.com trovate tutti i link a Facebook, SoundCloud, Indiegogo, quindi justtest2t2s. Ok, eccoci qua. Grazie mille. Grazie a voi. E un saluto, saluta gli amici di Saltinaria. Ciao amici, grazie. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.